Buonasera a tutti i lettori e a tutte le lettrici di Vivi Casalgiove, siamo con Don Carlo Gallicino. Allora Don Carlo, la mia prima domanda che voglio fare a lei, cosa deve fare la Chiesa? Ecco, lo Stefano ha detto, Chiesa fuori dalle mura, quali sono ancora i mezzi, Don Carlo? Beh, è complessa la risposta, perché è complessa la situazione che viviamo. Siamo a un cambio epocale, allora è difficile poter dare delle dritte così generale. Secondo me, se riusciamo a seguire le intuizioni un po' profetica, non solo di Francesco, ma di tutti coloro che sono giocati per le minoranze, per tutti coloro i quali sono eticamente indignati contro la corruzione, l'abuso, i mali che influenzano la società. Allora, come noi possiamo servire questa causa nobile, giusta, ispirandoci ai valori del Vangelo e avendo davanti una visione una visione globale di vicinanza molto forte con quelli che sono meno favoriti, con quei settori della società fragili ed esclusi. È da lì che cominciamo a capire che significa fare attività pastorali. Noi chiamiamo pastorale, sì, è un termine obsoleto rispetto alla realtà, però noi con questa parola intendiamo quella di guide o quella di leader, eccetera. Se riusciamo a non essere casta, voce non casta, se possiamo non essere casta in, sì, termini ecclesiali, non la casta dei preti o la casta di quelli dei cattolici, eccetera, se riusciamo a sbloccarci da questo incasellamento, da questa camicia di forza, è probabile che si aprono nuovi sentieri di comprensione della realtà. Quindi, e di opera potremmo trovare la soluzione. La soluzione la danno i fatti, ecco, che nei quali noi siamo coinvolti, e ci sono però delle luci, delle frecce. La principale sono i valori che moduliamo da mangiare. I valori della vita. Dunque, un'altra domanda. Voi, sì, avete detto pastorale obsoleto. Perché questo termine? Perché a volte non risponde, ripeto, è un termine poco forte, però non risponde alle reali esigenze del popolo cattolico o della religiosità popolare cattolica, o se vuoi ancora del cattolicesimo popolare. Sì. Noi continuiamo a vivere con iniziative che sono di una cultura agraria rurale, mentre siamo in un mondo già che hai capito? Ho capito. Dunque, un saluto ai lettori di Vivi Casalgiove. Io penso che per la vostra simpatia, questo circuito culturale del Vivi Casalgiove può essere un'occasione, un motivo di impegno sul territorio Casalgiove ed aperto al resto del mondo. Questo è l'augurio che faccio a tutti coloro che si riconoscono in questa proposta. Grazie Don Carlo. Non c'è di che. Arrivederci.